Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conoscevano, soprattutto chi utilizza il web come media per accedere all'informazione. In una delle mie ultime puntate radiofoniche ho parlato dell'ipotesi che il suicidio di Davide Rossi non fosse affatto un suicidio, ma che lo avessero ammazzato. Oggi questa puntata si rende d'obbligo perché è saltato fuori un indizio che andrebbe ad avvallare la mia tesi. Un indizio che è molto di più di un indizio, è una prova certa. Lo hanno ammazzato perché David Rossi era una persona sincera, una persona responsabile, che aveva dimostrato anche voglia di collaborare circa le nefandezze avvenute negli ultimi 20 anni all'interno del Monte dei Paschi di Siena. È una persona che sicuramente era informata di fatti e voleva parlare e questo suo voler parlare gli è costata la vita. L'indizio che voglio portare a conoscenza di tutti quanti è il seguente: David Rossi, prima che venisse ammazzato, ha lasciato un bigliettino, pensate bene, rivolto ai suoi colleghi, un bigliettino nel quale lui diceva: ho fatto una cavolata, un messaggio bello, preciso, conciso e diretto a tutti i suoi colleghi che, come lui, erano contro le nefandezze all'interno della banca ed erano propensi a cantare, andare a dirla tutta. Per cui è stato ammazzato perché lui stava facendo una cavolata. Lo hanno preso. La mia ipotesi a questo punto di omicidio è la seguente: sono entrati all'interno del suo studio e gli hanno detto: ma ti rendi conto che tu hai fatto una cavolata? Tu devi stare zitto. Tu vuoi parlare? Vuoi sputtanarci? Vuoi raccontare tutto quello che sai? Ma tu ti rendi conto che stai facendo delle cavolate? Gli hanno preso un bigliettino, gliel'hanno messo lì e l'hanno intimato. Tu adesso scrivi: ho fatto una cavolata. Ed è questa una frase che consona proprio con lo stile dell'omicidio. Perché se tu stai ammazzare per qualcheduno, non riesci a fargli uno scrivere il classico biglietto del suicidio, quello: scusatemi amici e parenti, ho deciso di farla finita. Perché tu, se sai che ti ammazzano, non scrivi ho deciso di farla finita, perché te dici: cosa fai, mi spari, tanto mi vuoi ammazzare lo stesso, non scrivo mai quella frase. Mi hanno fatto proprio una frase, scrive una frase sotto minaccia, che poteva benissimo scrivere una frase diretta esplicitamente ai suoi colleghi, che ce ne sono tanti all'interno della banca, che hanno mostrato la volontà di collaborare e di fare chiarezza su dove sono finiti i soldi, dove è stato nascosto il malloppo, mettere un po' di luce all'interno di questa banca che purtroppo ha subito dalla direzione precedente una devastazione interna, è stata spolpata di tutti i propri beni, con tutto un sistema di diciamo di meccanismi finanziari che hanno leso la Siena e tutti, diciamo, anche la reputazione delle altre banche italiane, perché le banche che agiscono in questo modo non danno affidabilità al mercato internazionale circa l'operato nel mondo finanziario dell'Italia, tant'è che l'Italia giusto oggi è stata declassata di rating da A-, è stata messa BBB+, che è un declassamento, diciamo, simbolico, però rispecchia esattamente l'idea che hanno all'estero nei nostri confronti. David Rossi è una persona ligia, seria, una persona rispettabilissima, soprattutto una persona sincera. Ed è per queste sue caratteristiche che è stato fatto portavoce della banca, perché la banca, pur essendo al suo interno un istituto diretto da degli squalidi, dei pescicani, ha bisogno di una persona carismatica nei confronti con l'esterno, perché il portavoce è la bella faccia, la faccia sincera che si deve presentare nei confronti della stampa, del pubblico che ha i soldi investiti dentro quella banca. E lui, per questa sua onestà e questa sua sincerità, ha pagato di persona. È una persona padre di 2 figli, con dei genitori fantastici. Voi andate a pensare, uno che la vuole far finita, uno che vuole proprio lasciare questo mondo, il primo pensiero vanno ai 2 figli, vanno al papà, alla mamma, non va a scrivere un messaggio palesemente diretto agli altri colleghi all'interno della banca, che anche loro stanno per fare la cavolata.
Quello è stato un messaggio mafioso all'interno della banca. L'hanno preso, l'hanno costretto a dare un messaggio ai suoi colleghi. Lui è volato dalla finestra, il bigliettino, il pizzino è volato nel cestino. Un altro gesto simbolico, adesso state a vedere uno che lascia il bigliettino, lo butta nel cestino. È un gesto simbolico. Tu fuori dalla finestra, bigliettino volato giù nel cestino. È quello, per dire, alla fine, che faranno tutti quelli che decideranno all'interno dello statuto bancario di cantare e dire quello che sanno. È stato un messaggio diretto, è molto di più di un indizio questo fatto qua, è una prova quasi certa, per cui esorto tutti gli amici che mi seguono ad interessarsi sui fatti e ad interessarsi sul fatto che i magistrati vadino veramente in fondo alla vicenda. Ci sono delle metodologie per chiarire se uno si è suicidato davvero oppure è stato indotto a suicidarsi oppure lo hanno ammazzato. Sono, per esempio, uno anche dà dei segnali, uno che la vuole far finita. È una persona che non si interessa più di se stesso, una persona che magari si sta trasandando, è una persona, uno non va, che ne so, a fare il pieno della macchina prima di andarsi a ammazzare, che gliene frega. Ci sono degli indizi che si possono andare a investigando, si possono andare a trovare e avvallare o meno la mia tesi. Mia tesi che oramai, visto il pizzino ritrovato nel cestino, sembra molto di più di una tesi. Ok ragazzi, aiutatemi a fare chiarezza su questa vicenda, una vicenda che non coinvolge solamente milioni di italiani, perché i soldi che sono stati rubati sono veramente tantissimi, coinvolge la dignità di tutte le persone oneste, sincere, delle persone per bene come David Rossi, una persona che non meritava di fare questa brutta fine qua. Ok ragazzi, un caro saluto di cuore a tutti da parte mia e ci vediamo alla prossima.